nuovo video. Scusate, oggi non avevo tanta voglia di truccarmi, quindi ho fatto il minimo indispensabile e ho sperimentato con un po' di cose. E ultimamente sto mettendo spesso una stellina qua ed è molto divertente. Allora, visto che avete apprezzato a quanto pare tantissimo il What I Eat in a Week, ho pensato perché non fare un What I Eat in a Day, che è molto più semplice per me da fare e magari per voi da seguire. E quindi questo è il mio secondo esperimento e vedremo come andrà e vedremo se vi piacerà. Dunque, oggi vi faccio vedere quello che ho mangiato qualche giorno fa. Non è niente di speciale. Perché il mio telefono suona in questo momento? Era mio padre che mi diceva che cosa ha cucinato per mio fratello oggi, fantastico. Dicevo, allora, colazione. Io ultimamente sto facendo una colazione super easy. Alberto per Natale, o il compleanno, non mi ricordo, mi ha regalato un tostapane vintage super carino che vi ho anche fatto vedere in un video dei preferiti, se non sbaglio. E quindi mi sto tostando del pane tutte le mattine con semplicemente della marmellata, quello che sto usando ultimamente. È all'arancia amara, se non sbaglio, che mi piace molto. Super easy, due fette di pane tostato, marmellata e via. Mi ha fatto notare un'amica che il semplice pane da toast di sotto ha dentro un sacco di schifezze, quindi sto cercando di trovare del pane un pochino più sano, perché comunque il fatto che non sia bianco non significa per forza che sia sano, quindi bisogna fare un pochino attenzione agli ingredienti e non me ne intendo ancora molto, quindi se avete consigli ditemelo. Per il pranzo invece ho voluto fare un esperimento, perché ho visto in un video simile di una ragazza americana, se non sbaglio, lei è turca se non erro, e fa tutte queste ricette legate appunto alla cultura del suo paese, e l'ho trovato super interessante perché comunque fa vedere delle cose un pochino diverse dal classico pane con l'avocado sopra. Allora, questa ricetta se non sbaglio si chiama kisir e io in realtà non avevo le cose giuste in casa per farlo, ma l'ho rifatto in maniera un po' alternativa. Quindi in caso non offendetevi se ho sbagliato qualche ingrediente, era diciamo una versione mia adattata. Allora, normalmente viene preparato con il bulgur, che però nel supermercato qua sotto non avevano, quindi mi sono dovuta adeguare e controllando tra le cose che avevo in cucina ho deciso di fare semplicemente della quinoa, che in realtà va benissimo. L'ho cotta e preparata senza niente la sera prima, l'ho messa in frigo così da averla fredda per il giorno dopo. Sarebbe più adatto per la stagione primaverile estiva, però avevo voglia di farlo in questo momento e quindi ci sta. Gli ingredienti che metteva questa ragazza, se non mi ricordo male, erano tipo una specie di pappa di pomodoro o peperoncino piccante, che penso abbia appunto origini turche, io non avevo, non mi sono impegnata a trovare, quindi ho messo semplicemente tipo della polpa di pomodoro e del peperoncino a scaglie. Metteva anche del cetriolo, che però nel supermercato sotto casa non c'era. Metteva poi dei pomodori, che ho incluso anch'io. Metteva poi anche del cipollotto, che secondo me sta benissimo e dà proprio quell'energia al pasto. Una cosa che fa anche molto la differenza sono le erbe. Allora, ho visto che si mette tendenzialmente prezzemolo e menta. A me il prezzemolo non fa impazzire, quindi mi sono semplicemente limitata alla menta e dà proprio quella freschezza, che proprio è un insieme di sapori che stanno troppo bene insieme. Credo di non aver dimenticato nulla, poi appunto sale, pepe e olio. Si rimessa tutto quanto insieme ed è pronto, quindi è super facile da preparare appunto se ve lo cuocete la sera prima, poi vi basta semplicemente tagliare un paio di verdurine e mettere tutto insieme e si mangia, è fantastico. Devo dire che è una ricetta che mi ha dato un sacco di soddisfazioni, quindi la rifarò sicuramente, ditemi se la provate. Per la cena invece ho fatto una delle mie famose minestre, sì, perché a me piace prendere a caso delle cose a caso che ho in frigo, mettere tutto insieme nell'acqua e vedere che cosa succede. Mi sto muovendo troppo, è possibile? Sono qui che faccio così. Ah, spero di essere ancora a fuoco. È passato qualche giorno, spero di ricordarmi gli ingredienti che ho messo, ma in caso vedrete le immagini. Ho messo a bagno la sera prima dei ceci, perché volevo assolutamente includerli visto che sono super ossessionata. Ho messo delle patate che secondo me danno una consistenza veramente fantastica nelle minestre, sia che poi le frullate o meno, le patate fanno un sacco. Che cos'altro ci ho messo? Mi pare una carota, mezza zucchina, probabilmente dell'aglio e del cipollotto anche qua. Ah, e ultimamente ho preso questo olio che è un pochino diverso dal solito perché c'è della vitamina B12 in più, che è sempre una cosa che tende a mancare, soprattutto nelle diete vegetariane vegane, quindi l'ho visto e mi sono detta ma sì dai, male non ci può fare. Ah, poi ho incluso un tipo di peperoncino speciale che mi ha regalato mio padre ultimamente, lui sa che adoro appunto curry o cose super speziate e piccanti, e questo se non sbaglio, ah no, è del curry mi pare, che è tipo il più potente che lui mi abbia mai regalato, io abbia mai provato, e infatti ha un colore rossiccio, penso che ci sia appunto più peperoncino, bisogna metterne veramente una punta, io ne ho messo un cucchiaino perché già quello si sentiva ben bene, però da proprio, cioè io adoro il piccante, cioè non ci posso far niente. E poi, come dicevo nell'altro mio video del What I Eat in a Week, il segreto secondo me è lasciare le cose cuocere il più possibile, perché i profumi, i gusti si amalgamano in una maniera molto più powerful. Quindi ecco, dimenticate tutto con un sacco di acqua sul fuoco per un bel po', e devo dire che è stata una combinazione veramente vincente, mi è piaciuta un sacco, ne avevo anche fatta troppa, quindi l'ho rimangiata il giorno dopo. Però ecco, questa è una cosa che faccio spessissimo, appunto prendere tutti i resti del mio frigo, metterli insieme e sperare che esca qualcosa che abbia un senso. E poi niente, la sera molto spesso prima di andare a dormire per rilassarmi mi faccio un tè. Ultimamente ho ricevuto questo tè speciale, era incluso in questa box che vi ho fatto vedere su Instagram, che si chiama Goddess Provisions, che fa un sacco di cose super fighe, quindi in caso venite a vedere che cosa combino sulle stories, nei miei post. E poi sono una drogata di miele, sto cercando di mangiarne un pochino meno, ma faccio molta fatica e faccio sempre attenzione a prendere comunque miele del posto. Questo qua è un miele ticinese che mi ha dato mia zia, per dire.
E questo era quanto. Spero magari di avervi dato qualche idea di ricetta da sperimentare. Ovviamente non fate completamente affidamento su di me, perché cioè, i miei sono più esperimenti che altro. Però spero vi abbia fatto piacere rivedere un'altra mia giornata alimentare. Se la cosa vi interessa, mettete like e ditemi se effettivamente vi piacerebbe rivedere altri video di questo tipo. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Una magica giornata a tutti, ciao!